Buongiorno e bentornati nel terzo episodio del Magic Talk. Io sono Edoardo Gronda e oggi siamo come sempre sul canale di Jap Media TV. Io vi ricordo e vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un mi piace o un commento qua sotto al video. E siamo pronti per la recensione di un nuovo effetto molto molto particolare. Partiamo subito. Eccoci qua dunque alla recensione. Quello che voglio recensirvi oggi è un set di monete della Blue Heather Magic. Per la precisione è un set di dollari Morgan. Eccolo qua, si presenta così, in questo cofanetto. All'esterno è, tra virgolette, gommatino, cioè molto molto bello al tatto. Ha un coperchio con la chiusura magnetica e qua ha del simil vellutino. Ogni moneta è inscatolata singolarmente, si fa anche parecchia fatica a rimuoverle. Infatti, come potete vedere, si fa parecchia fatica ed eccole qua. Chiaramente non sono monete d'argento, altrimenti avrebbero avuto un costo esorbitante, però devo dire che sono delle monete di tutto rispetto per fare monetomagia. Non so se si può vedere bene. Eccola qua, proviamo a mettere a fuoco, si riesce. Eccola qua. Sono quattro monete, tutte identiche. Tutte riportanti l'anno 1978 e devo dire che sono veramente fantastiche per la monetomagia. Il peso è eccezionale, il colore idem, queste non credo che perderanno mai il colore, non credo ossideranno mai ed è un ottimo punto a favore perché altrimenti ci sarebbe da star lì e pulirle ogni volta. E la cosa particolare è che in dotazione, oltre a queste quattro monete, vi danno anche una conchiglia espansa. Per chi è del mestiere, sa cos'è, quindi non serve che io ve la faccia vedere. Però sappiate che è contenuta qua dentro. Il kit è composto appunto di questi quattro elementi più la conchiglia espansa. Ed è, diciamo, uno starter kit per la monetomagia. Potrete fare qualsiasi effetto, tra virgolette, base, ma anche avanzato, e si può fare con monete standard, quindi non gimmick, e una conchiglia espansa. Per iniziare, devo dire che è un ottimo set. Forse è meglio iniziare con i mezzi dollari, e esistono anche quelli nel medesimo set, sempre della Blue Heather. Io ho voluto acquistare i dollari Morgan perché li trovo più comodi, essendo un po' più grandi, e si possono fare effetti diversi. Poi avevo già qualche altro effetto sempre con i dollari Morgan, quindi ho acquistato questi. Ora ci spostiamo nell'altra camera e vi do qualche nozioncina riguardo alle monete. Eccoci tornati qua dalla breve recensione. Poiché sulle monete in realtà non c'è molto da dire, soprattutto sono monete normali come queste, ovvero non gimmick. Cosa vi posso dire di più sulle monete? La monetomagia fa parte della micromagia, è una branca della magia da close up, ovvero magia da vicino, e che si può fare sia con le carte che con piccoli oggetti, tra i quali rientrano sicuramente le monete. Se volete iniziare, volete approcciarvi al mondo della monetomagia, uno dei libri che si consigliano è Magia con le monete di Jean Hugard, che è sicuramente un primo approccio alla magia con le monete. All'interno del libro vengono mostrate sia le tecniche base e anche qualche tecnica avanzata. Cos'altro dire? Noi in Italia siamo parecchio fortunati poiché abbiamo uno dei maggiori esponenti della monetomagia, io mi sento di dire a livello mondiale, che è Tony Polli,
famoso per esempio per la sua Perfect Vanish. Vi invito a cercare i video su YouTube. Cos'altro dire? La monetomagia è un'arte, è una branca della magia che ultimamente sta andando molto di moda, soprattutto anche nei video su Instagram, su TikTok, eccetera, eccetera. Un altro esponente della monetomagia è Eric Chen, campione mondiale del FISM, ovvero del campionato di magia. Anche lui ha inventato parecchie routine e parecchi vanish exchange con le monete, e anche lui vi invito a cercare su YouTube in quanto sono veramente, veramente fenomenali. Detto questo, noi ci risentiamo in un prossimo video, al prossimo Magic Talk, che sarà il numero 4 e ho in serbo qualcosa di un po' particolare. Con questo vi saluto e alla prossima. Ciao! Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV, iscriviti al canale ed attiva la campanella.